voglio dare il mio buonasera alla prima ospite di questa serata e la ringrazio particolarmente per la sua disponibilità. Rosa Maria Curcio, presidente della Proloco Isola di Ventotene. Buonasera Rosa Maria. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito e buonasera agli ascoltatori. È un grande piacere averti ai nostri microfoni. Anzitutto, come stai? Tutto bene. E l'isola come sta? C'è bel tempo? C'è pioggia? Com'è il tempo a Ventotene? L'isola è sempre bella. Sì, è sempre bella. L'isola è un viaggio, basta stare fermi lì e cambia di momento in momento, perché fortunatamente è molto ventilata, quindi anche se arriva il cattivo tempo subito va via. È vero. Noi abbiamo scelto per pubblicizzare questa puntata una foto molto molto bella del porto, proprio della zona del porto. Io vorrei chiedere a te, no? Ventotene, ovviamente tu stessa mi dici come fai a sintetizzare anche i vari momenti, però dovendo descrivere che cosa c'è da visitare a Ventotene, perché io dovrei venire in visita a Ventotene? A questa domanda la risposta sarebbe perché no, non c'è niente che non sia bello a Ventotene. E sicuramente le attrattive maggiori nel periodo estivo, sicuramente il mare, ma anche di questi tempi che magari il mare è poco fruibile perché ancora è freschetto, è molto bello fare una bella passeggiata in campagna, vedere i colori. In genere siamo abituati a vedere quest'isola un po' brulla d'estate, visto invece di questi tempi si possono apprezzare dei colori meravigliosi, con dei tramonti su Ponza stupendi. E poi anche Santo Stefano che è verde, c'è un po' di vegetazione di questi tempi, quindi è molto bella vedere, perché non dimentichiamo che parliamo di Ventotene, ma Ventotene non è sola a Santo Stefano. Vero. Quindi E questi tramonti, io vorrei dirlo, li trovate anche su Facebook alla pagina Proloco Isola di Ventotene, dove trovate veramente queste immagini che a me veramente aprono proprio il cuore. Io vorrei chiederti un po', la Proloco in effetti di quale attività si occupa, o comunque qual è lo scopo, no? La promozione, la festa patronale, ecco, dici tu, di che cosa si occupa la Proloco a Ventotene? Allora, la Proloco sicuramente di accoglienza, infatti abbiamo da poco inaugurato l'InfoPoint giù al posto, voluto fortemente sia dal sindaco Gerardo Santomauro e dalla commissaria per il recupero di Santo Stefano, la commissaria Silvia Costa. Sì, è stato inaugurato proprio il 15 aprile, quindi recentissimo, questo InfoPoint, dove noi saremo lì di frontiera praticamente per tutti quelli che sbarcheranno sull'isola, ci troveranno lì ad accoglierli e pronti a dare informazioni sia su Ventotene sia su Santo Stefano, perché come ho detto prima sono partiti questi lavori finalmente per il recupero di Santo Stefano, e noi saremo lì a dare in tempo reale, quando inizieranno, alcuni lavori già sono iniziati, ma a dare informazioni e anche foto e video dei lavori in tempo reale, cioè praticamente da Ventotene si potrà vedere quello che succede su Santo Stefano, visto che ora le visite sono sospese appunto per dare modo di iniziare questi lavori. E quindi questo sicuramente per noi è un grande orgoglio, perché siamo abituati a centellinare le visite su Santo Stefano. Con il recupero noi rilanceremo alla grande questa opportunità, quindi sicuramente oltre a questo poi chiaramente ci dedichiamo in periodo anti-Covid. Che ha ridotto un po' le attività. Io proprio dalle attività vorrei ripartire dopo una breve pausa musicale. Vorrei fermarmi su Santo Stefano, perché ti dico, Rosa Maria, prima di averti al telefono abbiamo parlato un po' del manifesto di Ventotene. Quindi questo carcere, no, che il governo ha preso l'impegno, ormai credo fosse il governo Renzi, se non erro, ma insomma tutti i governi stanno portando avanti questa opera di riqualificazione di questo luogo.
Come la vivete da abitanti di Ventotene? Deve essere un orgoglio comunque, no? Aver questa attenzione da parte del governo nazionale. Sicuramente, sicuramente siamo felici, ma principalmente siamo felici perché chi ha qualche anno in più come me, anche se ero piccolissima, ma sì, ricordo quando il carcere era ancora in funzione, e poi all'improvviso non c'è stato più. È stata una sofferenza, vedi, è stata veramente una sofferenza, perché quell'altro isolotto era parte di Ventotene, per cui adesso vedere tutta questa attenzione, tutti i riflettori accesi su quest'isola è veramente un gran piacere, quindi vorremmo già che questi anni per il recupero volassero e già poter di nuovo fruire dell'isola, e questo sì. Infatti, tra le altre cose, vale la pena visitarla perché le emozioni che si avvertono entrando, mettendo piede lì su quell'isolotto, sono forti, sono fortissime, e quindi veramente vale la pena. Sì, dicevo che proprio è il luogo dove è nata l'Europa, perché se uno pensa al manifesto di Ventotene, effettivamente per un'Europa libera e unita è stato profetico Altiero Spinelli, insomma, che lì ha passato un periodo di carcere, insomma, a pensare quella che oggi è l'Europa, quindi tutti i diritti. In realtà, ecco. Sì, in realtà anche Ventotene era il luogo di confino, quindi sono quest'anno appunto sono 70 anni, no? Oh, no, anzi 80, ecco. 80. La matematica 80. Infatti ecco 80, dal 41. 80 sì. Anni, sì sì, 80 anni, per cui ti devo preannunciare che saranno tantissime le iniziative, per cui prego gli ascoltatori di seguirci magari anche sulla nostra pagina. Noi vi seguiamo, noi vi stalkerizziamo, sì. Proprio mandateci le vostre email, mandateci le comunicazioni, perché sì. Poi come ho detto anche quando abbiamo avuto Ponza, no? Le isole hanno effettivamente un forte legame con la terraferma. Quello che noto è che a parte ci seguite veramente con grande affetto, sia Ponza che Ventotene, sì. Poi anche le attività con il nostro arcivescovo, la diocesi, insomma, no? Però c'è veramente questa nostalgia della terra, la dico così, questo legame terra e terraferma, come dire, isola e terraferma, quindi sì. È una cosa che avverto molto. Sì, sì, perché vista dall'isola nei momenti di sconforto, nei momenti più bui, quello è la salvezza, la terraferma, sì. In alcuni momenti, quindi sicuramente è un riferimento, insomma. Il tempo però è tiranno, ti devo dire, Rosa Maria. Io ho un'ultima domanda che faccio a tutti i miei ospiti: c'è un luogo del cuore di Rosa Maria, cioè dove tu a un certo punto ti fanno arrabbiare tutti, come dire, lì c'è la riconciliazione veramente, a Ventotene scelgo quel posto? Sì, sì, il mio posto preferito sono gli scogli del Faro, sotto il Faro praticamente, dove bellissimo. Ci sono le peschiere, sì, dove se ti metti con le spalle al Faro e guardi verso Ischia, vedi Santo Stefano, vedi solamente il mare, tra quel pezzetto che ti sembra la terraferma, che Ischia, e ti senti sicuro perché alle spalle c'hai il Faro, che è sicuramente la sicurezza di tutti quelli che viaggiano per mare. Bellissimo, davvero non poteva esserci una degna conclusione di questa conversazione. Il Faro di Ventotene veramente che possa essere una luce di speranza per tutti, sì, quelli per che tutti, arrivano, insomma, tutti, a Ventotene. Grazie, sì. Rosa Maria, io sono sicuro che torneremo a sentirci, perché giustamente 80 anni di questo manifesto lo seguiremo anche con Radio Civita in Blu, quindi davvero grazie. Perdonami, volevo solamente aggiungere, sì? Che magari a breve vi faremo avere tutte le materiale, il programma, insomma, sì. Il programma, sì, perché veramente sono tantissime le manifestazioni. Ci stiamo proprio impegnando, non noi come Proloco, anche noi come Proloco, ma tutta l'isola. Quindi questo messaggio. Siete all'ascolto di Radio Civita in Blu, in giro per il Golfo. Ogni settimana un viaggio nei comuni del nostro territorio. Davvero abbiamo fatto un mega viaggio in questo mese. Siamo stati a Pastena, oggi siamo a Ventotene. Andremo nelle prossime settimane a Corino Osonio, ovviamente solo con la radio, perché purtroppo non possiamo muoverci, no? Però
con la fantasia e soprattutto con i nostri ospiti vi raccontiamo il nostro territorio. E sono particolarmente contento adesso di dare il mio buonasera a una persona che si occupa in maniera particolare del Museo della Migrazione ed Osservatorio Ornitologico a Ventotene, e ho al telefono Sara Riello, che è la direttrice scientifica. Buonasera Sara. Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera agli ascoltatori e grazie per l'invito. Grazie a te della disponibilità, perché insomma tra le tante attività anche questa attività di divulgazione. Io vorrei partire proprio da questo, no? Come nasce un museo della migrazione e un osservatorio ornitologico, per chi magari non lo sa, per gli uccelli, no? I volatili in qualche modo? Come nasce e perché? Quali sono le sue funzioni? Allora, nasce perché Ventotene è un'isola importantissima come luogo di sosta per gli uccelli in migrazione, e qui già dal 1988 si fa monitoraggio con attività di inanellamento a scopo scientifico, e si è visto appunto l'importanza di questo luogo utilizzato come sosta dagli uccelli, e proprio da questo è nato poi anche la riserva di Ventotene. E quindi diciamo, in base a tutti i dati che sono stati raccolti, si è pensato di creare questo museo proprio per spiegare ai visitatori come funziona la migrazione degli uccelli, perché è un tema che insomma poco si conosce. È vero, cioè tutto il viaggio che fanno, da dove partono, dove arrivano, i tempi che hanno, penso, no? Ci sono delle scadenze. Sì, esattamente. Il bello del museo, la cui caratteristica poi è quella di non avere al suo interno animali imbalsamati, ma solamente dei modelli in vetroresina in dimensioni reali, dei diorami, e racconta e ripercorre tutto quello che è il viaggio di migrazione, quindi tutti gli adattamenti che gli uccelli hanno per farlo. Una curiosità, per esempio, noi pensiamo appunto agli uccelli, alcuni sono notturni, lo sappiamo, ma la maggior parte degli uccelli che conosciamo sono quelli diurni. Loro invece per migrare migrano di notte, quindi durante il giorno si riposano, e Ventotene in questo è straordinaria, perché loro praticamente volano tutta la notte arrivando dalle coste del Nord Africa, quindi con un volo ininterrotto sorvolano 500 km di mare, e quando tutta la notte, e la mattina arrivano a Ventotene, si fermano sull'isola, si riposano. Quelli che hanno consumato il grasso che hanno accumulato in Africa in precedenza prima di partire hanno bisogno anche di mangiare, e ovviamente oltre che di riposarsi. Ventotene in questo è eccezionale, perché al di là degli insetti, adesso come diceva prima anche Rosa Maria, è piena di fiori, e per loro è importantissimo andare a succhiare il nettare dei fiori, che per loro è una risorsa energetica incredibile. Da quanti anni ti occupi di questo, Sara? Allora, sento tanta passione in queste parole. Sì. Il museo è aperto dal 2006. Io ovviamente seguo l'attività di inanellamento già da inizio degli anni 90, diciamo, ho cominciato. Quando mi stavo laureando, io ho fatto la tesi qua sugli uccelli, proprio perché ho conosciuto in realtà Ventotene facendo l'accompagnatrice ai campi scuola, che questa è un'attività molto bellissimo. Importante per l'isola, e il museo nasce proprio per questo. Diciamo, per noi è importantissimo fare educazione ambientale, quindi far capire l'importanza anche magari degli uccelli, che spesso appunto si pensa che non servano a niente, invece non è vero assolutamente. In effetti, il Covid come ha condizionato le vostre attività? Immagino che qualcosa sia andato avanti, però avrà condizionato in qualche modo, no, le vostre attività? Sì, purtroppo sì, le ha condizionate, non tanto nel periodo estivo, perché a parte che l'estate scorsa è andata abbastanza bene, e comunque come museo siamo un museo abbastanza piccolino, però riusciamo comunque a portare all'interno del museo un numero di visitatori distanziati con le mascherine, e quindi siamo riusciti comunque a fare le nostre attività. Poi come attività estive facciamo la passeggiata naturalistica all'aperto, facciamo attività a mare per vedere le berte, che sono degli uccelli nidificanti sull'isola, che fanno un canto particolarissimo, che è il famoso canto delle sirene, e quindi bellissimo. Andiamo ad ascoltare questo canto quando loro rientrano al nido la sera.
e quindi siamo riusciti a svolgere abbastanza bene le nostre attività. Facciamo serate di osservazione sulle stelle perché al museo c'è una terrazza bellissima, e quindi diciamo è andata abbastanza bene. Meno bene è andata ovviamente per quanto riguarda invece le attività con le scuole, perché purtroppo tutta la primavera, sia l'anno scorso che adesso, siamo fermi. Mm-hmm. E ovviamente le scuole non vengono più, invece per noi diciamo è una fetta molto importante, soprattutto appunto per quello che riguarda l'educazione ambientale. E questo io ho una curiosità, sai, perché io guardando un po' il vostro, sì, uno dei tanti siti, ma io sono su riservaventotene.it, dove c'è ci sono un po' di riferimenti anche numerici per chi vuole visitare proprio il museo. Una cosa che sto notando, l'ho notata in me, ma immagino anche nei visitatori, secondo me c'è grande ignoranza sul mondo degli uccelli. Per esempio vedo qui la sterpazzo, la salciaiola, cioè io mi sono scoperto, cioè a parte la parola uccello o rondine o piccione, basta, mi fermo lì, ma c'è tutto un mondo veramente. Sì, assolutamente, le specie sono tantissime, delle dimensioni più diverse, delle caratteristiche più diverse, da quelli migratori a quelli stanziali, ai migratori lunghi, migratori corti, insomma hanno tantissime caratteristiche differenti. E poi anche parlando in generale, in realtà se ne sa poco sugli uccelli, perché spesso insomma è un argomento che non viene toccato più di tanto. Diciamo, o chi va in natura, chi è naturalista, diciamo, magari li conosce un po' di più, altrimenti soprattutto per chi vive in città si hanno poche informazioni a riguardo. E allora l'opportunità di visitare, quindi riservaventotene.it oppure tutti i riferimenti del museo. Ultima domanda per te, che faccio a tutti i miei ospiti, c'è un luogo del cuore di Sara, no, legato a Ventotene, dove tu effettivamente ci consigli di andare? Se veniamo a Ventotene, dovete andare lì. Sì, assolutamente. Allora, a parte che ricordo che c'è anche la pagina Facebook del museo. Bene. Quindi se volete venire alla nostra attività anche lì li abbiamo. E sì, il mio luogo del cuore è sicuramente Punta dell'Arco, che è il promontorio più a sud dell'isola, ma in realtà quello più alto, e che è quello proprio che diciamo rivolto verso l'Africa, quello da dove arrivano gli uccelli, ed è un posto bellissimo da cui si vede tutta l'isola, dove noi d'estate facciamo appunto questa passeggiata naturalistica con la nostra guida, che è molto brava, ed è un posto magnifico, ti mette veramente in pace con il mondo. Ci sono tramonti stupendi, come diceva Rosa Maria, ma comunque vedi intorno a te il mare, senti la pace proprio, senti solamente il rumore del vento.